guarda le aspettative che avevo. Salve gente, benvenuti in questo nuovo video del mio canale. Stavo guardando, ultimamente abbiamo parlato veramente poco di tecnologia, quindi oggi ci prendiamo un po' la padella Apple, andiamo a vedere un po' tutti i vari prodotti che sono usciti. Quindi infatti io ho già aperto qua il sito della Apple e mia padella. Domani c'è il video tech delle pagelle di fine anno, quindi parleremo soprattutto di Samsung e Sony, poi ci sono anche altre aziende, ma su cui sono andato molto meno profondamente, quelle sono le due. Quindi domani vi aspetto sempre al solito orario sul canale. Oggi voglio parlarvi un po' solo di Apple. Mac fissi, perché io ho dato delle votazioni, ho preso i vari call. Ok. Mac fissi sono uno dei prodotti con il voto più alto, perché io, già all'inizio, sono stato un po' così per i Mac M1, perché comunque io volevo una roba molto più, mi immaginavo un design molto diverso, molto più professionale. Poi alla fine si sono dimostrati anche molto belli, visti dal vivo, e molto utili, molto fatti, cioè proprio perfetti. Uno dei migliori prodotti Apple del 2021 a parere mio, questi iMac. E poi c'è il Mac Mini, che è del fine 2020, ma io lo considero 2021, visto che l'anno scorso nello stesso video ne ho parlato veramente poco. Quindi Mac fissi 9,5 è uno dei voti più alti di questa pagella. Invece passiamo ai MacBook, a cui do 8. MacBook Pro, M1X e M1 Pro erano da 7, però io ho alzato per MacBook Air M1, che è stato veramente il prodotto Apple dell'anno, anche se l'anno scorso è uno dei migliori prodotti Apple dell'anno, se non il migliore. Infatti, se fosse solo per lui, sarebbe stato anche lì un 9,5, anche 10. Però ho dovuto considerare anche il notch, ho dovuto considerare anche il nuovo design molto controverso, che sia dei bordi finissimi. Ho dovuto calcolare anche tutto quello che alla fine arriva da questi bordi. Quindi il notch, il bordo sotto, boh, senza il nome, cioè perché alla fine c'è lo spazio per mettere il nome, che sotto è veramente brutto, nuovi piedini. Certo, sono tornate anche le porte, manca la touch, ma non lo so. Quindi sono stato convinto solo a metà, però la dimensione da 14 trovo la migliore. Non cambierò ovviamente il mio MacBook Pro, è uno che io trovo un prodotto fantastico, anche lì controverso, ma fantastico. Quindi MacBook solo 8. Processori, quindi parlo iPhone, iPad, anche come sono stati gestiti magari quelli vecchi per iPod, cose, ok? Allora, A15 Bionic trovo fantastica la scelta di mettere più core di GPU sul 2 core più di GPU su iPhone 13 Pro e Pro Max. Cioè, l'ho trovato una cosa azzeccata per renderli pro. E processori M1 Pro e M1 Max fantastici. M1 alla fine è a metà fra un i7 e un i9, mettiamola così. Cioè, questi l'M1 Max, io non ho ancora avuto l'occasione di provarlo in Apple Store, ma fra poco ci dovrei passare. Non vedo l'ora, perché c'è. Posso fare di tutto. Anche la gestione sull'iPad. Non mi aspettavo una 13. Non mi aspettavo. Cioè, io la 13 Bionic lo davo come chip unico già morto. Però me lo aspettavo. Infatti, io in un video di marzo, vabbè, senza considerare la qualità di quel video, l'avevo anche detto. Mi ricordo che quel video avevo fatto, l'avevo registrato dalla finestra. Che ridere. Voglio capire un po' come si evolve questa cosa. Però per ora processori nulla da dire, anche lì è un bel 9 pieno. Invece iPad medi, quindi iPad Air, iPad base e iPad mini, bellissimo. iPad base sì, ma ci sono delle cosette che dico, sì, ancora, tipo quel bordo, che anche farlo come iPad Pro del 2017, secondo me non gli costava assolutamente nulla, perché, cioè, boh, non lo so quanto gli sia convenuto. Ma secondo me il prossimo anno o arriva il nuovo design, quindi tipo iPad Air, oppure arriva quello di iPad Pro 2017, per forza di cose, perché non possono andare avanti così, come la fotocamera, cioè c'hanno tutte quelle cose che sono un po' da sistemare. Quindi iPad mini solo 8, anche se per me. E poi iPad Air sembrava il prodotto wow, definitivo, alla fine se ne è parlato veramente poco, cioè mi aspettavo che se ne parlasse molto di più di questo iPad Air. Sarà proprio dallo schermo, che secondo me non è dei migliori, è un LCD comunque per un prezzo così alto, per un tablet, boh, non so quanto sia, però bisogna un po' capire, almeno un 120 Hz secondo me avrebbe già fatto un po' di differenza, però ovviamente prodotto fantastico, non sto assolutamente dicendo questo. Mentre, ora,
Agli iPad ci torneremo dopo su iPad Pro perché ci voglio arrivare un po' più al succo, che è molto interessante il loro discorso. Io passerei subito agli iPhone Pro. Sì, questa cosa non ha un minimo criterio. 9. Sono iPhone 13 Pro e non Pro Max, è il prodotto perfetto. Per quanto io ami i telefoni grandi, iPhone 13 Pro è il prodotto perfetto. iPhone 13 Pro Max, boh. Cioè, alla fine, tutto quello che c'era sul Pro Max dell'anno scorso c'è sul Pro di quest'anno. Anche la batteria. Cioè, la batteria ai livelli del Pro Max dello scorso anno, che era ottima. iPhone 13 Pro Max è una batteria ancora migliore. Voglio capire l'anno prossimo come si evolve. Cioè, iPhone 13 Pro sarebbe. E gli iPhone 13 Pro sarebbero da votare dopo l'uscita di iPhone 14 Pro. Perché secondo me sono molto un iPhone S. Cioè, se avete un 12 Pro. Io vi dico, o passate al 13 Pro Max o non passate. Se avete un iPhone 12 Pro Max, assolutamente no. Cioè, iPhone 12 Pro Max è un prodotto, forse per i 120 Hz, forse per i video. Infatti io, cioè, appena posso, appena ci riesco, mi prendo un iPhone 13 Pro. Pro Max no, perché, cioè, per quanto io lo gradisca molto di più, non ce la fa. Però, perché anche per fare video è un prodotto assurdo. Cioè, a livello cinematografico, ci puoi veramente girare un film. Quindi per me è un grandissimo prodotto. Mentre per l'iPhone medio di gamma abbiamo un 8. Un 8 perché iPhone 13, prodotti bellissimi. Alla fine sono anche top gamma. Però li volevo un po' distanziare. Quindi i medi di gamma sono fantastici. Apple ha una vendita ora quasi perfetta, perché vende a un prezzo ancora troppo alto. Per me quei 619 euro per un iPhone 11 sono sprecati. iPhone 13 mini, anche lì batteria top, cioè io non so come abbiano fatto a mettere una batteria del genere su iPhone 13 mini. Su iPhone 13 è una delle più lunghe, dura più di quella di iPhone 13 Pro. Quest'anno a livello di iPhone non si può dire nulla a Apple, certo. Magari, boh, mancano due zone display, ma è il solito iPhone perfetto, un po' come l'XS appena uscito. Ora il mio XS fa veramente pietà, però appena uscito è l'iPhone perfetto. E non si vedevano da un po' gli iPhone perfetti. Ora andiamo su quel un po' sulla filosofia, quindi non parliamo più di prodotto, ma parliamo di marketing e design generale. Erano due categorie differenti, ma hanno lo stesso voto, ovvero un 7. Quindi sì, marketing veramente su alcune cose dico boh, su altre dico why, su altre dico troppo forti. Perché in Italia sì, l'ho visto molte volte in TV, ma mai cartelloni pubblicitari, forse una volta a Milano, ma forse. Mentre a Berlino, questo mi ha fatto alzare un po' il voto, c'era in una strada abbandonata dal Cristo, cioè una strada che alla fine molto di zona, però dove passavano tante macchine, c'erano dei cartelloni pubblicitari molto ben fatti, cioè quindi capisci che loro ci ragionano bene anche sulla zona. Il marketing degli Apple Store, che alla fine, cioè, gli fanno un botto di pubblicità agli Apple Store. Mentre il design generale io gli volevo dare 8. Però ci sono stati noi MacBook Pro che. Ah! Ci sono gli iPad Pro che con quella camera. C'è l'iPad che è un po'. Ah! C'è Apple Watch 7 che per carità è prodotto fantastico, rovinato dai leak, però comunque. Ah! Ci sono una serie di cose che non mi hanno convinto. Quindi il voto anche lì è 7 e basta, purtroppo. Passiamo ad iPad Pro, sì! iPad Pro è per poco l'unica insufficienza di questa pagella. È un bel 5. Appena usciti c'era iPadOS 14. Io glielo già dissi, ora non sono il massimo, ma aspettiamo iPadOS 15 che li potremo apprezzare al pieno per la potenza che hanno con un M1. Ah, guarda le aspettative che avevo. Fai conto che io l'abbia lanciato nel cesso. iPad Pro sprecato? Assolutamente sì. Ha delle alte potenzialità, ma con. Cioè, ha un M1, non quello base, quello potenziato. Ci puoi mettere fino a 2 tera di memoria. Ma i video li monti col MaFusion. Per me ci vuole un software ad hoc. Io l'ho detto, io mi ho fatto una teoria folle che ho detto, vabbè, non lo fanno mai. Per me, servirebbe tipo, o lo fai quando lo colleghi alla tastiera, oppure fai veramente un tasto tipo quello che c'è per il silenzioso su iPhone. Che tu And then. passi a macOS. Cioè, da iPadOS switchi da macOS a iPadOS a macOS. Ah, non succede, ma se succede,
è quello che disse, perché alla fine sarebbe una cosa così tanto folle da essere perfetta, veramente. Quindi AirPods Pro 5 è un bel prodotto, però AirPods 9. 9 perché AirPods Max costano tanto, ma oh, non ti si può dire nulla. Io l'ho provato 2 volte, anzi 3 volte in store, anche di più. Nulla da dire, veramente ottime. Io le adoro veramente come prodotto. Penso che le vorrei acquistare veramente. Infatti, il prezzo del Black Friday a 400 li meritano tutti: 400 euro, 450 euro. Forse già 619 sono tanti, oggettivamente, per un paio di cuffie del genere. Perché non sono alla fine cuffie professionali, eh. Sono comunque Bluetooth, certo, ci puoi mettere il cavo, ma col Bluetooth non è che puoi fare tante cose, perché alla fine io ho già provato ad editare con le mie AirPods. Bro, ci sono le AirPods di terza generazione che comunque mi fanno alzare, perché per quanto non siano proprio riconoscibili come le originali, cioè le originali restano le originali, però comunque sono dei prodotti oggettivamente ottimi, non come questi. Però sono dei prodotti oggettivamente ottimi. Accessori 7, perché gli accessori Apple sono buoni, ma hanno fatto anche dei. C'è stato un prodotto che mi ha fatto abbassare. Il Coso Duo, quello che è MagSafe. A 150 euro, quel coso, no. E poi vi ricordo anche che abbiamo sempre qua negli accessori il battery pack a 109 euro. L'Apple TV e i prodotti extra. Prodotti extra, alla fine c'è solo HomePod e AirTag. Prodotti che trovo veramente fantastici. Ho dato un 9 all'AirTag e un 7 al, come ti chiami, all'HomePod, con i difetti di Siri che indubbiamente ci sono. Quindi per me il voto dei prodotti extra è un 8. Ditemi quello che volete, ma io AirTag lo adoro. Io ho il pack da 4, il primo l'ho perso, vi racconterò anche questo nell'episodio delle storielle, dopo quello che è uscito ieri, che vi ricordo. Comunque dicevo, io di AirTag ne ho per 2, dopo quello, oltre quello che ho ordinato per il Black Friday, qui mi hanno regalato il pacchetto da 4 per Natale. Vi faccio vedere, uno l'ho scocciato dentro al mio zaino, perché l'altro mi era caduto dallo zaino, e l'altro io ho una libreria in ferro. Quindi io me lo sono messo lì, e quando c'ho qualcosa che ho bisogno di un AirTag, che magari boh, parto, lo metto in valigia, che io non ho mai una valigia fissa, quindi boh. Cioè, capite, devo fare qualcosa, ho bisogno di localizzare qualcosa. Se devo fare un video sull'AirTag, lo faccio con questo. Un po' l'AirTag di riferimento, perché quello dello zaino comunque è un mio personale. Quello è un po' l'AirTag per tutto. Questo è un po' l'AirTag per tutto. Apple Watch 7, no, Apple Watch 7 per me era un prodotto, quindi, cioè, avevo altre aspettative, non sono state rovinate, però, insomma, solito Apple Watch alla fine, se non per lo schermo un po' più grande, però è il solito Apple Watch, cioè, ha un processore che, per farvi capire l'importanza e la differenza, non hanno neanche nominato al keynote, quindi, boh, l'unica cosa interessante è la resistenza un po' più alla polvere, e sì, era un po' da 6, io l'ho detto, però c'è, e poi c'è anche l'Apple Watch 3, quindi ero da 6. Però io dai, possessore di Apple Watch 7 e da possessore di cinturino, di vari cinturini, anche di questo qua, in pelle che è sempre natalizio, molto carino, raga, Apple Watch 6, forse dovevo dargli anche 8. Non me la sono sentita perché comunque ci sono, cioè l'Apple Watch 3, guarda, io forse avrei dato anche 5 a quella categoria, quindi. No, l'Apple Watch 6 è l'Apple Watch perfetto. Infatti anche dei genitori di un amico mi hanno chiesto: ma gli vogliamo prendere l'Apple Watch per Natale? Io ho detto: assolutamente non sprecate tanti soldi con la serie 7, e non andate di serie 3, che potrebbe essere veramente una scelta atroce. Apple TV arrivo, quella era un'insufficienza anche di quasi salvata, perché Apple TV, allora, io gli volevo dare 5, ma quando sono andato in store, anche io, perché sono appassionato, ma mia mamma l'ha provata, mi fa figata. Quindi al cliente medio dice figata. Poi il cliente medio non la conosce, però se la pubblicizzasse di più, secondo me andrebbe molto di più. Quindi lì anche lì il problema è un po' sul marketing, che loro portano tanto su iPhone, ma perché sanno che. Però secondo me investire un minimo sull'Apple TV
porterebbe grandi cose. Secondo me potrebbe diventare uno dei prodotti più popolari della mela, perché comunque la 4K, l'HD no, però la 4K costa, ma ci fa un sacco di anni. Io conosco una persona che usa ancora quella quant'è, 10 anni fa, e dice: certo, magari, boh, però cioè, alla fine si usa principalmente per il wifi. Il telecomando è una cosa un po' così, però poi alla fine, cioè, se non ci giochi, se non ci fai cose pesanti, già un Apple TV di 10 anni fa ti va benissimo. Quindi capite quanto vi dura, anche una Fire Stick che io, boh, ogni tanto dico, sì, bella, comoda, economica, però poi servizi, quindi Apple Music, Apple Arcade, Apple Soga, Apple Music lo adoro, regà, ce l'ho di nuovo in prova con Shazam. Ogni tanto ho avuto problemi con il download delle canzoni, le canzoni magari alcune volte partono un po' in ritardo, però per il resto lo adoro, anche la grafica molto meglio di quella di Spotify. C'ha qualcosa in meno, manca il Wrapped, che comunque a livello di marketing è una cosa molto importante per Spotify, che porta molti utenti a Spotify. Anzi, se voleste un video proprio confronto fra Spotify ed Apple Music, scrivetemelo qua sotto nei commenti, lasciate un like, fate quello che volete. Però, boh, invece Apple Arcade è un completo fallimento. Apple Fitness Plus arriverà alla recensione, in questi giorni lo sto provando appositamente. Non mi ha convinto proprio poi così tanto, mentre poi passiamo al software a cui ho dato 6. Aspettative troppo alte, ma quasi tutti sono stati delusi dalla WWDC, soprattutto da iPadOS 15. iPhone OS 15 si sapeva che sarebbe stato, a me non ha deluso, anzi mi è piaciuto particolarmente. macOS Monterey, ho trovato un ottimo sistema operativo. watchOS 7 e iOS, boh. Software, siamo arrivati a fine anno, allora, aspettiamo questa WWDC, ma per me un po' fallimentare. Innovazione, perché sì, 7, potevano innovare di più sul lato iPad, però sono stati già molto coraggiosi con iPad Pro. Software, perché alla fine si parla anche di innovazione software, per quanto il software c'era anche prima. Innovazione sul livello iPhone, le macro, per me le macro sono state un grande coso, e anche alcune cose sulle fotocamere, cinematic mode, e poi i processori. M1 Pro, M1 Max e M1, raga, insieme all'iMac, tanta roba. Innovazione 7, perché ci sono un po' di cose che non mi sono garbato. Quindi la media è 8. Il mio voto a Apple di quest'anno è 8. Ditemi il vostro, ditemi un po' come la pensate. Fate magari anche delle storie Instagram dove dovete anche seguirmi. Vi invito a seguirmi anche sul canale Telegram, dove vi pubblico tutte le offerte, tutte le cose belle, i video che escono, un po' dove vi aggiorno sulle cose belle che magari di cui non vi parlo su Instagram. Link sono tutti in descrizione del secondo canale, dai, su! Ah, guarda le aspettative che avevo.